È partita lo scorso 16 giugno e si protrarrà fino a metà settembre l'operazione Mare Sicura della Capitaneria di Porto, che vede un importante dispiegamento di uomini e mezzi per la tutela della salute pubblica in mare lungo tutta la costa veneziana. Stiamo mettendo in campo 21 unità per tutta la direzione marittima, 103, 103 militari impiegati tutti i giorni in mare, più di 70 militari impiegati a terra per effettuare controlli in sinergia mare-terra. Un centinaio le sanzioni già erogate nel tratto di mare tra Lido e Pellestrina, quasi tutte imbarcazioni da diporto che non rispettavano la distanza dalle aree riservate alla balneazione. Una regola che fatica a entrare in testa ai diportisti, spiegano dalla Guardia Costiera, ma non di meno fondamentale per la sicurezza di tutti. La navigazione in prossimità delle spiagge frequentate da bagnanti è vietata perché può comportare pericolo per i bagnanti stessi. L'obiettivo dell'operazione non sono però le multe garantiscono dalla capitaneria, ma la diffusione di una cultura della sicurezza in mare. Alle imbarcazioni che hanno superato con successo i controlli verrà quindi consegnato un bollino che eviterà ulteriori ispezioni. Riflettori puntati anche sui comportamenti dei bagnanti, invitati a rispettare alcune regole basilari a tutela della propria incolumità dal vice campione mondiale di nuoto sui 25 km, Matteo Furlan. Quando si accede al mare è importante sapere i propri limiti e conoscere le proprie capacità, quindi bisogna sempre fare un'attenta valutazione di quello che si sta per compiere e dell'attività che vogliamo fare, altrimenti si rischia la vita e, comunque, non è una cosa da sottovalutare mai.